Ciao a tutti, eccoci qui per gli aggiornamenti dopo 11 settimane di viaggio di Christian che, dopo aver superato il circolo polare artico, dovrebbe essere arrivato anche a Capo Nord e dovrebbe già essere di ritorno verso sud. E quindi adesso lo sentiamo assieme. Oh yeah! Pronto Christian, ciao! Oh, non si sente niente? Va benissimo, no, sono io che ti chiedo come va, anzi, prima di tutto, complimenti perché sei arrivato a Capo Nord, abbiamo visto il diploma, l'attestato, e racconta com'è andata. Guarda, sinceramente, arrivare là è stato pesante, molto. C'è quel tunnel che sono 220 metri sotto il livello del mare. E sono 4, 3 km in discesa e 4 km in salita, con una forte pendenza. E già fare quel tunnel là è stato molto difficile. Fai conto che la temperatura al suo interno era di 7 gradi, la temperatura. Quindi freddo, micidiale. Davanti al tunnel, la cosa bella è che davanti al tunnel usciva il fumo dalla bocca, il vapore dalla bocca. Cioè, poi c'erano 25 gradi, 20 gradi, quelli che erano. E tu ti avvicinavi a 2 metri dalla bocca del tunnel, usciva il vapore acqueo come se fosse inverno. E per il resto è L'anticipo di tutto quanto. L'arrivo a un'esperienza. Capo Nord è stato bellissimo, l'arrivo a Capo Nord. Non pensavo, sinceramente. Infatti nel video che sennò ho commosso da leggermente. Fantastico. Fantastico, Siamo beh. arrivati fino alla. Sì. No, poi Sono arrivato fino alla. la prima parte del viaggio che ti eri prefissato, ci sei arrivato finalmente. Sì, quello sì, per fortuna è andata tutto bene durante tutto il viaggio, a parte quei piccoli incidenti che ci sono stati, tafani e portapacchi, e basta. E adesso dove sei? Sei ancora lì a Capo Nord o ti sei già spostato? No, sono sceso da capo, sono venuto via da Capo Nord, anche perché Capo Nord sinceramente non c'è nulla. Ah, e beh. C'è la palla e il ristorante. Ah, basta. E le prime abitazioni diciamo che le trovi a 25 km di Ah, distanza. però, e tu come hai fatto a dormire lì? No, c'è un campo là davanti dove quelli che arrivano in motocicletta, che non vogliono pagare il parcheggio, perché tu arrivi c'è un parcheggio grande, quindi per entrare con la macchina paghi, macchine e moto paghi, In e hai la bicicletta? Ah, possibilità comunque di campeggiare all'interno di questo parcheggio qua, che non è un campeggio. Davanti a questo parcheggio qua invece c'è del prato libero, e io e tanti motociclisti o anche chi è salito su in macchina che non aveva il camper ci siamo fermati a dormire la notte, proprio così all'avventura. anche perché. Bellissimo. Sì, anche perché poi in genere chi va su sta un giorno, in poche parole, dipende da che ora arrivi, aspetti il sole di vedere il sole di mezzanotte, perché là il sole non scende mai oltre la linea dell'orizzonte, quindi Eh tu lo sì, vedi è tutto il giorno. estate, ma dimmi, adesso stai scendendo giù verso sud? Sì, no, i primi. Adesso l'ho fatto col pullman perché. Il tunnel l'ho voluto evitare, Hai fatto giustamente bene. perché non è stato bello. Io a metà della salita, non so se perché il freddo, non so perché se perché mi sono fermato a fare un video sotto il tunnel, non ce l'ho fatta a farlo tutto a risalire, e è stata brutta come esperienza, veramente. Immagino. Tu sei dentro questo tunnel qua, da che c'è silenzio che ti partono questi ventilatori enormi, che vuol dire che il monossido di carbonio è salito, no? E tu sei là che cammini e ti spingi la bicicletta. Ho detto, l'ho fatto la prima volta, non lo farò Sì, più, ma no, hai andrò fatto più. bene. Ah, E comunque adesso sei diretto verso sud, verso la Svezia e la Danimarca. sì, no, già sono entrato oggi pomeriggio, sono rientrato in Finlandia. Veloce. Perché c'è un pezzo di Finlandia appunto che entra verso dentro, Va no? bene. Domani conto di arrivare, dovrei essere alla stessa altezza di Rovaniemi, Sì. dovrei essere, quindi domani penso
invece di ripassare un'altra volta 30 parallelo polo artico. Va bene, allora guarda, di nuovo complimenti per la tua impresa e buona continuazione. Ok, io voglio ringraziare tutti quanti, te, l'associazione GILS, lo sponsor, noi della Pomerio, tutti quelli che mi stanno seguendo, che mi seguono. Sì, ogni giorno grazie. C'è qualcuno di più che ti segue, e quindi cosa dire? Ti saluto e ti posso dire solo oh yeah! Ok, alla prossima. Va ciao bene. Marco, grazie. Ciao, grazie a te, ciao. Grazie, ciao.